Diamo il benvenuto ad Andrea Rossi, Deputy Head of Italy per M&G, al quale vogliamo chiedere dove trovare attualmente valore per gli investitori nel reddito fisso. Ma noi pensiamo che con un approccio flessibile oggi l'asset class obbligazionaria rappresenta un'opportunità per quelli che sono gli investitori prudenti che non vogliono esporsi alla classe di investimento azionaria. Ci sono dal nostro punto di vista due asset class che oggi offrono un premio a rischio adeguatamente remunerato. La prima è quella del credito investment grade dell'area euro a breve scadenza, che presenta anche un livello di protezione rappresentato da quelli che sono gli spread in termini di break even molto allettanti. Il secondo è rappresentato sicuramente da quelli che sono gli investimenti nelle obbligazioni dei paesi emergenti, sia in hard currency che local currency. Il 7% offerto da questo mercato rappresenta un ottimo posizionamento se pensiamo al rendimento praticamente zero di quelli che sono i titoli governativi dei paesi più sviluppati. Ci sono dal punto di vista macro una serie di elementi, in particolar modo quello che è il miglioramento della bilancia delle partite correnti, ma anche la disponibilità di maggiori riserve valutarie che supportano il posizionamento su questa classe di investimento. Uno dei temi sicuramente più discussi dell'ultimo anno nell'ambito degli investimenti è stato quello della volatilità, no? Perché c'è stato il grande ritorno della volatilità. Si è spesso parlato di volatilità associata al tema del rischio. Voglio capire da lei come volatilità e rischio si possono rapportare, se sono la stessa cosa oppure se sono realtà differenti. Allora, dal nostro punto di vista, volatilità e rischio hanno due significati completamente differenti. Volatilità per noi rappresenta l'oscillazione nel breve e medio termine del valore di un asset class o di una strategia, mentre per noi il vero rischio è la perdita permanente di capitale. C'è dal nostro punto di vista, guardando anche le condizioni di mercato del 2019, la possibilità di poter sfruttare volatilità per il tramite di quella che è l'identificazione di quelli che noi definiamo episodi comportamentali, che si verificano ogni qualvolta nel mercato il comportamento irrazionale dell'investitore, che può essere euforia e panico, sposta il valore delle classi di investimento da quelli che sono i valori di fair value. Riuscire a sfruttare questi episodi in un contesto di non deterioramento dei fondamentali può diventare un ottimo driver di performance anche nel corso del 2019.